Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica, visita a Pescara per il ministro degli esteri Angelino Alfano, che ha presentato Alternativa Popolare, esponendo gli obiettivi del nuovo partito. Tutto pronto anche per i tesseramenti. Sentiamo Francesca Romana Testi. Un'alternativa alla destra divenuta ormai troppo populista e demagogica e alla sinistra che vuole creare scontri tra imprese e lavoratori. Un credo verso l'Europa che non può essere abbandonata come professato dal leader della Lega, causa perdita del potere d'acquisto per la svalutazione della moneta. E alleanza con gli Stati Uniti di Trump, grande motore economico per l'Italia. Angelino Alfano oggi a Pescara celebra la nascita di Alternativa Popolare che avvia la sua campagna di tesseramenti per radicarsi sul territorio. Noi siamo qui per dire che puntiamo molto sull'Abruzzo e che come primo gesto di Alternativa Popolare sull'Abruzzo c'è stato quello dei nostri parlamentari in commissione e anche al governo per dire zona franca urbana, piena capienza degli stanziamenti per la ricostruzione in Abruzzo. Un euro in più di quel che serve sì, un euro in meno di quel che serve no. Noi siamo per l'Europa, noi siamo per la NATO, noi siamo per l'alleanza con gli Stati Uniti d'America come elemento fondamentale della nostra politica estera e siamo perché la Russia non venga isolata. Un programma di politica estera che è solido ed è ancorato alla tradizione italiana, un programma di politica economica che mette al centro esattamente i bisogni degli imprenditori perché sono gli unici che possono fare le assunzioni. Su questa nostra base programmatica noi costruiremo il nostro futuro e noi ci consideriamo una forza autonoma, popolare, indipendente, perché noi non abbiamo bisogno di alleanze per vivere e non abbiamo bisogno di alleanze per lanciare i nostri programmi. Chi non è di sinistra, non ama gli estremisti, non vuole allearsi con chi vuole portarci fuori dall'Europa e dall'euro e al tempo stesso vuole un programma chiaro su famiglia, impresa, casa, ceto medio e grande questione della povertà, sappia di avere trovato l'alternativa. Nella giornata abruzzese e pescarese del ministro Alfano c'è stata anche la partecipazione al roadshow per le imprese al Marina di Pescara, dove si è parlato di export e di sostegno alle imprese che intendono dedicarsi all'internazionalizzazione. Vediamo il servizio. Noi vogliamo puntare sulla diplomazia economica perché sappiamo che gli altri paesi hanno un approccio spesso molto aggressivo nei mercati internazionali e sui mercati internazionali e noi crediamo non solo di non essere da meno, ma pensiamo anche di avere, e torno alla premessa, un brand, il brand Italia, che è un brand che dà naturale supporto e spinta per i nostri prodotti. Cos'è che riguarda il governo? Fare capire che rispetto alla presenza in un mercato straniero c'è la possibilità di un supporto che è un supporto specificamente governativo, ossia che un paese è dietro la volontà o la decisione di un'impresa di insediarsi in un mercato di un altro paese. Un messaggio diretto alle imprese è quello di cercare nuovi mercati all'estero, ma di contare sul sostegno del governo. Ci saranno degli strumenti e soprattutto uno studio di settore per cercare di guidarle. Per l'Italia l'esportazione rappresenta un fattore fondamentale, non solo è stato un grande fattore di crescita, ma soprattutto un fondamentale fattore per permettere alle piccole e medie imprese di sopravvivere e di svilupparsi. Venendo in Abruzzo in specifico, abbiamo avuto un'attività di esportazione particolarmente forte. L'Abruzzo è cresciuta del 10%, quindi molto di più della crescita nazionale. E questo, devo dire, grazie alla grande bravura degli imprenditori abruzzesi, ma anche a una serie di attività a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese d'Abruzzo che il governo come sistema, quindi ministeri, ICE, SACE, SIMES, mette a disposizione soprattutto delle piccole e medie imprese che sono quelle
che in un certo senso hanno più difficoltà ad affrontare la complessità dei mercati internazionali. Questa è un'occasione importante perché i partner coinvolti all'interno di questa iniziativa sono partner di grande esperienza che possono accompagnare le nostre imprese e migliorare i rapporti che le imprese possono creare all'estero, e noi riteniamo che le imprese, data anche la massiccia iscrizione di imprese a partecipare ai tavoli, possano cogliere appieno questa opportunità. Andiamo avanti, un recupero dell'autonomia funzionale e gestionale del compartimento abruzzese dell'ANAS anche per gestire al meglio il processo di trasferimento alla competenza ANAS di circa 800 km di strade regionali ex statali e provinciali abruzzesi. Il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, in occasione dell'incontro di questa mattina a Pescara nella sede della regione sulla situazione della struttura tecnico-amministrativa dell'ANAS operante in Abruzzo, ha condiviso la preoccupazione dei coordinatori regionali delle organizzazioni sindacali di fare in modo che nell'ambito del processo di riorganizzazione interna dell'ANAS a livello nazionale l'Abruzzo possa essere ricompreso in una macroarea funzionale sia ad un'efficiente organizzazione che ad una logica di sviluppo territoriale. Al momento la proposta di riorganizzazione vede l'Abruzzo accorpato a Molise e Puglia. Tuttavia, a giudizio dei sindacati abruzzesi di ANAS, sarebbe preferibile una collocazione all'interno di una macroarea con Marche, Lazio e Molise, sia per contiguità territoriale, sia per le affini caratteristiche morfologiche del territorio che per le specificità legate al rischio sismico ed idrogeologico. Ed ora ci spostiamo a Montesilvano, dove il Consiglio Comunale di questa mattina è stato sospeso e riprenderà alle 17.30, Consiglio chiamato a discutere ed approvare il bilancio dell'ente, un Consiglio attraversato da tensioni interne alla maggioranza di centrodestra, e per questo motivo nel pomeriggio ci sarà un incontro per cercare di ricomporre le fratture. Sentiamo il servizio. La prosecuzione dell'esperienza di governo di Francesco Maragno ruota anche attorno all'agenda Montesilvano. Il documento, che contiene i punti che la lista civica hashtag Montesilvano 2019 guidata da Anthony Aliano ha sottoposto al sindaco. Si tratta per ricomporre la frattura all'interno della maggioranza di centrodestra, divisa soprattutto sui temi dell'accoglienza agli immigrati. Se non dovesse riuscire la mediazione e quindi dovesse arrivare un voto contrario al documento di bilancio in approvazione da parte del Consiglio, potrebbero anche arrivare le dimissioni del primo cittadino e il commissariamento dell'ente. Noi abbiamo chiesto una gestione completamente diversa degli immigrati. Non è possibile tappezzare il territorio di immigrati, addirittura utilizzare la struttura Trisi, che è un centro che dovrebbe diventare di eccellenza, frequentato da bambini e donne per ragioni di carattere sanitario, di orientamento lavorativo per immigrati. Questo noi lo escludiamo a prescindere da ogni tipo di concertazione, quindi è una pregiudizievole. Oltre questo c'è anche la gestione degli SPRAR, che deve essere fatta in maniera meno impattante, non possono essere inseriti in contesti in cui già c'è difficoltà per la presenza di delinquenza e prostituzione. E da ultimo, importantissimo, sia un avviso pubblico per le manifestazioni degli eventi e sia la costituzione di un polo commerciale in un tratto di Corso Umberto già individuato, che dovrà diventare a traffico calmierato da lunedì al giovedì e limitato al ciclabile e al pedonale dal venerdì alla domenica. Il Consiglio Comunale di questa mattina si è chiuso con un nulla di fatto, bloccato sugli emendamenti al bilancio dell'opposizione. Riprenderà alle 17.30, prima però ci sarà un incontro tra i dissidenti del centrodestra e il sindaco Maragno. Stiamo lavorando come sempre seriamente per risolvere i problemi della gente. È normale, del tutto fisiologico, che nell'avvicinarsi della seduta di bilancio ci possano essere delle frizioni, dei malcontenti, perché ovviamente e oggettivamente non tutte le posizioni sono condivisibili né possono essere avvalorate. Fa parte del gioco delle parti, lo sappiamo, stiamo lavorando anche per comporre le fratture, quindi credo che il bilancio darà i suoi frutti con l'approvazione, soprattutto per quelli che sono i contenuti di questo bilancio, che è un bilancio davvero di qualità, che contiene davvero delle iniziative che daranno il rilancio di questo territorio.
Voltiamo pagina, a 3 mesi dalla tragedia della valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano di Farindola causando la morte di 29 persone. Ieri a Pescara si è svolto un flash mob organizzato dal comitato vittime di Rigopiano, il servizio e dei colleghi di Vestina News. Un flash mob per ricordare e dare giustizia alle 29 vittime dell'hotel Rigopiano, quello organizzato dal Comitato Vittime di Rigopiano e svoltosi a Pescara a 3 mesi dalla tragedia. Per non dimenticare le vittime, per non dimenticare che ci siamo, per non dimenticare quello che è successo e per non dimenticare che la neve non c'entra nulla, la valanga non c'entra nulla, è solo la mano dell'uomo e questa mano dell'uomo va presa e va punita. Aspettiamo fiduciosi, stiamo sempre aspettando, a 3 mesi è rimasto tutto invariato, aspettiamo sperando che appunto che la loro visione sia come la nostra, lo sappiamo, abbiamo fatto un'ipotesi, speriamo che coincida. Noi andiamo avanti con la forza di volontà che non ci deve mancare, siamo uniti, compatti, pronti alla verità, siamo pronti, qualunque essa sia, però la verità. Il corteo, partito da Piazza della Repubblica, si è poi radunato in Piazza della Rinascita, dove alle 16:48, ora ipotetica della valanga, i partecipanti hanno formato un grande cerchio accogliendo l'esibizione dei bambini, che al suono della canzone Il cerchio della vita, di Vana Spagna, hanno scritto sulla pavimentazione del piazzale i nomi di chi non è riuscito a scappare da quel disastro e liberato in cielo 29 colombe bianche. Sì, ancora tanto il dolore. Le due parole che emergono anche in questa giornata sono dolore e giustizia e chiaramente il nostro ricordo va a tutti loro, a tutti quegli angeli che sono in cielo, ai familiari che continuano a soffrire come tutta una comunità che è quella pescarese, farindolese, abruzzese in generale che è ancora scossa da questa immane tragedia. Qui a Pescara simbolicamente per la sede di giustizia che c'è, dove sede la procura, quindi attendiamo con ansia le evoluzioni da parte delle indagini. Assolutamente commovente, la manifestazione più genuina che viene dai bambini a ricordare degli angeli immacolati così come sono i bambini. Ed ora proseguiamo con la cronaca. I finanzieri della compagnia di Avezzano hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili ed immobili per un valore di oltre 340.000 euro nei confronti di un imprenditore marsicano operante nel settore immobiliare. La misura cautelare eseguita rappresenta l'epilogo di indagini svolte dai finanzieri a seguito di una segnalazione arrivata alla procura di Avezzano dall'Agenzia delle Entrate per omesso versamento delle imposte da parte dell'imprenditore. In particolare gli accertamenti hanno permesso di acclarare che il titolare della ditta individuale vedeva le imposte sui redditi e sull'IVA emettendo fatture per operazioni inesistenti. E ancora la cronaca, è morta la donna di 75 anni che lo scorso 11 aprile aveva riportato gravi ustioni dopo essere stata investita assieme alla figlia da un ritorno di fiamma mentre accendeva il camino a Villanova di Cepagatti in provincia di Pescara. La donna Maria Di Prinzio è deceduta all'ospedale Bufalini di Cesena dove era ricoverata dal giorno dell'incidente. Madre e figlia subito soccorse avevano riportato ustioni di secondo e terzo grado ed erano state prima trasportate negli ospedali di Pescara e Chieti e poi trasferite nei centri grandi ustionati di Roma e Cesena, entrambe in prognosi riservata. La figlia della donna di 51 anni è ancora ricoverata a Roma. Dell'incidente si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Pescara. Restiamo sempre a Pescara, dove è tornato fruibile da questa mattina lo svincolo nei pressi del Ponte Nuovo e delle Torri Camuzzi, che consente l'accesso all'asse attrezzato. Intanto sul fronte dei lavori per la ultimazione del Ponte Nuovo è quasi tutto pronto, ci sarà il collaudo a fine aprile. Sentiamo. Da oggi tornano fruibili ingresso e uscita all'asse attrezzato qui alle Torri Camuzzi in attesa dell'apertura del Ponte Nuovo. Sì, intanto un piccolo grande sollievo per la città di Pescara, le rampe di accesso e di uscita dall'asse attrezzato lati Torri Camuzzi verranno riaperte tra qualche minuto, tra qualche istante, insomma un beneficio per l'intera città, anche perché sappiamo da studi condotti dal comune che sono rampe particolarmente utilizzate, parliamo di 10.000 macchine, 10.400 macchine dalle 7.30 alle 19.30 per quanto riguarda la rampa di accesso, insomma con un picco
di 900 e passa macchine tra le 18.30 e le 19.30. Questo ci aiuta a capire quanto aiuterà a diffondere, a fluidificare quindi il traffico sulla città, la riapertura della rampa di accesso e di uscita dell'asse attrezzato. E poi aspettiamo il ponte. Ponte che è anche qui destinato a cambiare la viabilità di Pescara, perché diciamo eviterà un ingorgo pesante nella zona di San Cetteo. Assolutamente sì, non solo nella zona di San Cetteo ma anche nella zona di Piazza Italia, dove è situata la sede istituzionale del Comune di Pescara. La viabilità naturalmente cambierà, adesso stiamo valutando se cambiarla congiuntamente alla riapertura del ponte o soltanto dopo un piccolo periodo di assestamento, quindi non sarà soltanto il ponte ma cambieranno anche i flussi viari nella parte di via Ferrari, via del circuito, insomma lo stiamo studiando, stiamo vedendo anche il periodo in cui attuarlo, fermo restando che insomma aspettiamo scaramanticamente dalla data del 28 e 29 di aprile, che è la data in cui verrà effettuato il collaudo statico. L'ingegner Rossi qui a fianco a me mi dice di pazientare, di aspettare questa data fatidica. Il nostro ponte, il ponte nuovo, sarà diciamo provato, messo a prova da 11 camion di 43 tonnellate ciascuno e verranno prima accoppiate su una corsia e poi sull'altra. Ci sarà un sensore che valuterà che il ponte non si abbassi più di 10 centimetri. Quindi fino a quella data, fino al deposito del verbale al Genio Civile, noi non daremo date di riapertura del ponte. Poi subito dopo valuteremo con il sindaco. Le maestranze del gruppo Carraro di Padova hanno consegnato 6.000 euro raccolti per la ricostruzione del comune di Montorio. Alla campagna solidale per il comune del Teramano hanno aderito i lavoratori della Carraro, che hanno donato un'ora del proprio lavoro. Ci dice tutto nel servizio Tania Bonici Castelli. I lavoratori del gruppo Carraro di Padova hanno promosso una raccolta fondi per contribuire alla ricostruzione del comune di Montorio Alvomano. Donando un'ora del proprio lavoro hanno così potuto consegnare al sindaco Gianni Di Centa un assegno di 6.000 euro. Siamo grati alla Carraro e soprattutto a tutte le maestranze e gli operai che hanno fatto questa scelta e vedremo di mettere a frutto nel minor modo possibile. Adesso abbiamo fatto un elenco di opere, insieme decideremo dove collocare queste risorse. Una bella solidarietà quella dimostrata dalle maestranze del gruppo Carraro, una somma che sarà utilizzata dal comune di Montorio per interventi di sistemazione del patrimonio urbano danneggiato dagli eventi sismici. La nostra azienda da anni ormai è abituata a fare raccolte di questo genere quando succedono fatti così tragici di altre persone che vivono nel nostro paese. Abbiamo cercato di individuare un comune che non fosse al centro dell'attenzione mediatica e abbiamo scelto questo piccolo comune di Montorio perché ci sembrava appunto un comune più piccolo e dove il nostro contributo sarebbe stato molto più significativo. Quello che mi sento di dire è che questa è una piccola goccia nell'oceano. Però la vicinanza che abbiamo sempre portato anche in occasione del terremoto dell'Umbria, in occasione del terremoto in Emilia, ha fatto sì sempre che per queste comunità sia uno slancio per ricostruire. E dopo aver consegnato i 6.000 euro al sindaco di Centa, i rappresentanti sindacali teramani, alcuni lavoratori del gruppo Carraro e gli amministratori del comune di Montorio hanno visitato la zona rossa del paese. Ora cambiamo argomento, si è svolta a Giulianova la riunione operativa del progetto Spighe Verdi. Sentiamo l'intervista al presidente della FEE, Claudio Mazza. Spighe Verdi è basato sulla stessa metodologia del programma internazionale Bandiera Blu, rivolto a quello che è l'ambiente e il mondo rurale. È un percorso di sostenibilità che vuole quindi far intraprendere, affiancare le amministrazioni comunali che in armonia con le imprese e con le aziende agricole possono far crescere questi territori anche in termini di maggiore e migliore fruizione turistica. Ci fa piacere che la riunione si sia svolta
qui a Giulianova, dove comunque da molti anni ha intrapreso un percorso di sostenibilità per quello che è stata la bandiera blu, e può essere il giusto luogo dove possa partire qui in Abruzzo il programma, quindi con un coinvolgimento forte dei comuni dell'interno in collegamento in rete con i comuni costieri. Quindi questo permetterebbe di, anche per quello che riguarda l'offerta turistica, di creare appunto un unicum tra quello che è il mare e l'entroterra, valorizzando tutte quelle che sono le risorse che sono presenti in questa regione. Il Conservatorio Braga di Teramo ha presentato un'originale stagione musicale dal titolo Braga per il Sociale. Si tratta di una serie di concerti che saranno tenuti all'ospedale Mazzini e al carcere di Castrogno, luoghi dove vivono i meno fortunati. Il Conservatorio Braga di Teramo compie 122 anni, un'istituzione prestigiosa e storica in Abruzzo, recentemente statizzata, con 250 allievi ed un corpo docente tra i migliori in Italia. Traguardi importanti che il Braga vuole festeggiare con una stagione musicale che apre al sociale, portando la musica direttamente a chi è meno fortunato, ai malati dell'ospedale Mazzini e ai detenuti del carcere di Castrogno. Era uno dei nostri obiettivi 2 anni e mezzo fa, quando ho cominciato il mio mandato, sembrava un sogno e invece è diventata realtà. Quindi in 2 anni e mezzo il Braga ha fatto davvero passi da gigante e la statizzazione ci ha cambiato proprio la vita in maniera positiva, certamente. Quindi possiamo da quest'anno, già in parte abbiamo fatto lo scorso anno, investire con nostre risorse, con nostre forze sul territorio. Saranno 2 progetti distinti, Braga per il Sociale, che prevede 10 concerti presso l'ospedale. Partiremo il 21 con la nostra orchestra sinfonica diretta dal nostro direttore fino a fine dicembre. Saranno 10 concerti, 2 con orchestra, 4 in pediatria e 4 in altri reparti. E poi il carcere. Il Braga statizzato riprende il suo cammino? Finalmente, nel senso che il mio insediamento è avvenuto circa 1 anno e mezzo fa. Devo dire che adesso finalmente possiamo svolgere la nostra funzione istituzionale, che è quella di fare musica, cioè di organizzare per la città e per la nostra comunità, per la provincia, dei progetti musicali seri, dei progetti musicali che vanno a colpire il sociale, e soprattutto per i nostri allievi, per i nostri docenti, di dare quel prestigio che il nostro conservatorio dovrebbe mantenere nella nostra città. E da questo momento iniziamo una programmazione, guardiamo sicuramente al futuro e il futuro lo vedo veramente radioso. Tra le novità del palinsesto musicale del Conservatorio Braga spiccano appuntamenti di musica jazz imperdibili. Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo come di consueto dalla Serie A e dal Pescara. Si è aperta oggi a mezzogiorno la prevendita dei biglietti per la partita Pescara-Roma in programma lunedì sera allo stadio Adriatico Cornacchia. Se per i biancazzurri si avvicina il verdetto della retrocessione diretta, in casa Roma c'è tensione per l'avvicinamento del Napoli al secondo posto e per l'imminente addio del tecnico Spalletti. Non sarà una partita come le altre per l'ex di turno e parliamo dell'allenatore del Delfino Zeman. Si avvicina per il Pescara il verdetto della retrocessione diretta, sentenza che potrebbe essere pronunciata in caso di blitz, comunque molto difficile, dell'Empoli a San Siro domenica pomeriggio contro il Milan e sconfitta del Delfino lunedì sera nel posticipo con la Roma, partita per la quale proprio oggi a mezzogiorno si è aperta la prevendita. Già da ieri attiva la vendita dei tagliandi per gli abbonati di Curva Sud che usufruiscono di prelazione, visto che l'intero loro settore è stato destinato ai tifosi della Roma come da disposizioni dell'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive. Una partita che resta importante per la squadra di Spalletti, che dopo il pari interno con l'Atalanta ha visto assottigliarsi di molto le speranze di rimonta sulla Juventus, ma che anzi ora deve guardarsi dall'assalto al secondo posto del Napoli, che per almeno qualche ora potrebbe scavalcare la Roma in caso di vittoria domenica col Sassuolo. Anche per questo che a Trigoria c'è tensione, ulteriormente alimentata dai continui input lanciati da Spalletti circa il suo addio a fine stagione. L'allenatore toscano ieri alla ripresa degli allenamenti
recentemente ha comunicato il programma settimanale nel quale si apprende di un altro giorno di riposo dato alla squadra per venerdì, in vista poi delle ultime due sedute di sabato e domenica, prima del match dell'Adriatico. Da verificare le condizioni di Rudiger, Fazio ed Emerson, che sembrano però recuperabili, soprattutto i due centrali. Per il Pescara l'unica motivazione di classifica è evitare l'ultimo posto, ma per questo saranno funzionali le partite interne con Crotone e Palermo. Sarà comunque la partita di Zdenek Zeman che incrocerà la squadra per la quale scelse di lasciare il Delfino dopo la promozione in A nel 2012. Il boemo firmò un biennale coi giallorossi, salvo essere esonerato dopo 23 giornate. È stata la seconda esperienza per Zeman su quella panchina. La prima si consumò nel biennio 97-99 con un quarto e quinto posto rispettivamente. Un rapporto complesso quello tra Zeman e la Roma. Il boemo che dalla parte opposta ritroverà uno dei suoi vecchi pupilli, Francesco Totti, cresciuto in maniera esponenziale sotto la sua prima gestione. Sarà una gara speciale anche per tanti biancazzurri che hanno indossato la maglia della Roma e lì sono cresciuti, da Caprari a Verre, da Crescenzi a Bovo, fino a quel Simone Pepe che oramai ha appeso gli scarpini al chiodo per intraprendere il ruolo di club manager. E sempre con Andrea Costantini scendiamo in Lega Pro. Sarà aperto a breve alle ore 15 il botteghino per la prevendita dei biglietti per la partita Maceratese-Teramo, in programma domenica alle 16.30 allo stadio El Via Recina. La vendita possibile nel circuito Booking Show sarà possibile fino alle 19 di sabato 22 aprile per i soli possessori di supporter card. Consentita l'iniziativa Porto un Amico, costo del biglietto 12,07 euro per i ridotti. Intanto il centrocampista Di Paolo Antonio non nasconde la delusione per il magro bottino delle due gare interne del Diavolo, ma continua a sperare nella salvezza diretta. Ma sicuramente avevamo due partite in casa e quindi dovevamo sfruttarle meglio, sicuramente, perché vedi, le altre hanno giocato fuori casa, hanno avuto gli scontri diretti, noi comunque avevamo due partite non facili, perché comunque nessuna partita è facile, però era la nostra portata e sicuramente in casa qualche punto in più avremmo dovuto farlo, quindi siamo un po' rammaricati, lo sappiamo anche noi, però noi ci crediamo, anche perché siamo lì a due punti dal Mantova, la salvezza diretta. Abbiamo, sicuramente guardiamo prima in casa nostra, però diamo un occhio anche alle partite del Mantova, che comunque ha degli scontri diretti, però come prima dovevamo pensare più a noi, perché comunque eravamo arrivati lì e stavamo quasi fuori. Adesso magari dobbiamo pensare anche se c'è uno scivolone di qualche altra squadra, perché anche questo guarderemo. Però, come ripeto, adesso abbiamo tre partite, dobbiamo, a mio avviso, cercare di fare bottino pieno. Abbiamo vinto un campionato, altri campionati di vertice, adesso mi sto misurando con quest'altra realtà e sicuramente se dovessi andare via mi piacerebbe farlo nel migliore dei modi e lasciare il Teramo nelle categorie che conta. Andare via magari oppure rimanere in Serie D comunque fa male a me, farebbe male a tutta la città, quindi io spero con tutto il mio cuore, anche essendo teramano, di mantenere la categoria, perché per me e per la gente io comunque la vivo in un altro modo, non so, magari sicuramente anche gli altri vogliono salvarsi, però io da teramano proprio la vivo in un altro modo e spero di riuscirci. Magari quello, 2 anni fa era il gol della vittoria in B, ma firmerei, anzi forse anche più importante fare il gol della salvezza che magari il gol della vittoria del campionato. Speriamo, anche se non lo faccio io, pure Antonio Narciso magari, però speriamo di fare una grande partita a Macerata, perché è quella che magari ci darà la spinta per salvarci. Prima di salutarci, una comunicazione di servizio. L'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti MAG per i due referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di una parte dell'articolo 29,2 della legge 276 del 2003, recante come titolo attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 numero 30. E l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 81 del 2015, recante come titolo disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,7 della legge 183 del 2014, referendum che sono stati indetti
per il giorno 28 maggio 2017. Nella sede di Silvi di TV6 in via Strada Statale Nord 26 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. La persona da contattare è Quintino Pallante. Si chiude qui la prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.